Bentornati ancora su FIFA. Infatti, andremo oggi a fare dei pack opening gustosi, quantomeno per avere una squadra decente per poter competere o comunque fare dei crediti. Intanto, questa qua è la lista di tutti i giocatori in risalto, diciamo così, risalto. Allora, in risalto si chiama Once to Watch. Diciamo che ci sono dei giocatori abbastanza interessanti e poi invece la squadra della settimana ha dei giocatori abbastanza interessanti, però io ancora non so chi è che sono quelli un pochettino più interessanti. Ecco, abbiamo ben 2200 FIFA points e infatti andiamo a vedere un attimino che c'è qua negli obiettivi. Ah, progressi stagione. Livello 1 abbiamo come premio Foden, c'è lui come premio, ah, in prestito 5, chi cazzo, non scambiabile, oro rari, prestito Hernandez. Raga, che cazzo ci prendiamo? Ci prendiamo Hernandez, meno 5 partite, ci abbiamo Hernandez, ci abbiamo un terzino decente. Devo ricordarmi che con R2 si mandano, diciamo, noi abbiamo preso tutti sti cosi, tutti sti XP, boh, prima non me l'ha dati. Poi quest'altro premio, 500 crediti per 5 partite, vabbè, non scambiabile, ma chi cazzo lo vuole scambiare? Poi abbiamo un pacchetto oro premium non scambiabile, vediamo che ci troviamo dentro. Vabbè, questo poi lo andiamo a prendere. Poi c'è Guardiano della Luce o Ologramma o Abbandonquare. Ma qual è più figo? Se mi fate vedere l'anteprima, questo che cazzo è? Boh, questo? Raga, non riesco a capire che cazzo è. Ma che è un torero? Uno che si ingroppa un altro. Beh, diciamo che il Guardiano della Luce mi piace di più. Anche perché mi ricorda Destiny. Conserviamolo. E poi abbiamo anche. Che è questo? Un altro prestito. Per 9 partite. Abbiamo anche un altro terzino. Però 1200 XP richiesti. Che mi sa che non abbiamo. Non abbiamo? No, dobbiamo prendere questo che è? Guardiano della Luce. Questo che è? Scusa, io ho 3500, perché non lo posso prendere? Aiuto. Ottiene scusi, contenuto scusi, completando degli obiettivi ottenendo PE. Ottieni PE stagionale, riscatta premi speciali. Ma come cazzo si riscattano? Dammelo, no? Oh. Andiamo avanti. Guardiamo la luce, questo l'abbiamo preso? No. Abbiamo preso. Poi queste cose non si possono prendere. A livello 15 abbiamo Alexander Arnold. Ah, vabbè, comunque sono queste cose. Ora, teoricamente dovremmo andare in negozio e abbiamo un pacchetto oro premium. Contiene 12 oggetti di cui 3 rare, compresi i giocatori. Beh, andiamo ad aprire, vediamo chi ci troviamo all'interno. Germania, terzino sinistro, Günther. Vabbè, una pippa praticamente. Abbiamo Günther, Ronny Lopez, Battaglia, Willock, allenatore, contratti giocatori, architetto. Modificatore del ruolo. E poi abbiamo Sterma dell'Irlanda, che sinceramente non so che farmene. Ma ora andiamo a vedere. Abbiamo 2002, giusto? Bundle personalizzati. Qua ci vogliono ben 1500. Ma io non ho idea di cosa cazzo ci siano dentro. Ah, vabbè, sono cose tipo di item di merda che no, sinceramente non ci interessa. Pacchetti promo. Giocatore Zinco Premium, ma mostra la probabilità pacchetti 100% più giocatore da tenere d'occhio l'1,2%. Vabbè, su per giù sono
le probabilità che ci sono anche in eFootball. Qua che c'è? Giocatori oro più. Qua, giocatori oro più. E qua la difesa di questi due. Ah, contano di cui tre rari. Pacchetto. Ma che cazzo? Qual è la differenza? Anteprima? Allora, vediamo. Allora, questa qua è anteprima. Cioè, significa tu ci entri. Ti fa tipo quello che ci può essere, tipo. Ma non l'abbiamo preso? O oh, sì? Anteprima pacchetto. Ma chi è sta gente? Quindi, quindi poi tu puoi decidere se. Ah, ho capito. Poi c'è pacchetto classico, tra cui abbiamo pacchetto bronzo premium, pacchetto argento. Ma soprattutto perché qua si paga solo in GP, diciamo in foot. Qua invece, vabbè, questi sono una merda. Ma secondo me i migliori sono questi pacchetti promo con giocatori zinco. E ma sinceramente, cosa cazzo? Vabbè, acquistiamolo, dai. Con 250 FIFA points ci andiamo a spacchettare una icona. Brasile, attaccante Alex Teixeira. Chi è questo tizio? Ah, questo chi è? Camacho. Questi neri da dove cazzo vengono? Però dobbiamo vedere quanto possono valere. Metti. Ah, si deve fare confronto a prezzo. Allora, questo vale 10.000. 4-2, 2-3. Ah, vabbè, raga, non è proprio così scandaloso. Vale sui 2, 2.000. Vediamo questo quanto può valere. 3,50. Questi stanno passando i crediti. Vabbè, 650 un cazzo. Questo 1000 850. Vabbè, cioè, non fa proprio schifo. Murillo. Ma questo non giocava nell'Inter. Non vale un cazzo. Questo potrebbe valere qualcosina. 1700. Cioè, cose dei poveri, no? Vabbè, ma non valgono un cazzo. Perché mettono sti giocatori a 10.000? Io non lo so. Vabbè. Abbiamo preso. Poi ho chiesto pacchetti oro. Ah, ne conviene comunque questi pacchetti promo. Andiamo a prendere il prossimo pacchetto promo. Almeno dammi. Ah, questa bandiera. Ger Volland. Beh, almeno 83, raga, ma che vedevo da di? Almeno 83. Oh, anche Richarlison, vediamo quanto vale. Cazzo, 1.900. Beh, 1.900. Richarlison, 1.700. 1.000. A merda, praticamente. Henderson, portiere, 1.700. 1.000. Vabbè, noi intanto conserviamo tutto perché non si sa mai. Continuiamo con questi pacchetti promo, li finiamo tutti. Buonanotte. Questo non è un cazzo, è un attaccante. Ma abbastanza veloce, devo dire. 84 di velocità, ma con quella nazionalità bebù. Bebù. Andiamo a vedere sempre quanto valgono. Questo non vale un cazzo, questo vale 1000. Questa velocità 90 non è male. Zubeli. Qua è possibile che questo vale 10.000? Ah no, qua 1.900. Cazzo mettono sti giochi? Perché tutti sono 10.000? Vabbè. Questo non vale un cazzo, questo non vale un cazzo, questo. Vabbè, conserviamo tutto. Conserviamo tutto. Ma invece questi qua pacchetti oro normali. Bah, acquistiamo con 150 FIFA points. Abbiamo un po' più di francese. Ada Mukiele.
Allora, questo quanto vale? 3,9. No, 9,50. Pazzo. 9,50, comunque ce n'era una a 9,50 prima. Non vale un cazzo. Quando poi Alexander Chamberlain. Neanche, cioè vale poco. Boscagli, Montella allenatore. Ma dove cazzo è andato Montella ad allenare? Vabbè, conserviamo tutto, che non sappiamo che cazzo farci. E andiamo di nuovo con questi promo. E acquista pacchetto, FIFA Points, sì. Niente. Bentancur 78 della Juventus, del Piemonte, scusate. Allora, andiamo a vedere quanto valgono sti giocatori. 1.100, un cazzo, non valgono un cazzo. Pa. Bright White, ma è ancora a Barcellona Bright White? 4.750, detto male 750 sto giocando. Choupo-Moting 1.200, 600, non vale un cazzo. Giocatori che al momento non valgono praticamente una emerita minchia. Questo addirittura vale 300. Solo sto colore. E aspetta. R2 conferma oggetti. Confermiamo gli oggetti. Che cazzo te devo fare? E andiamo nuovamente. No, non ce li ho sti crediti. Che cazzo faccio? Andiamo a premere Z. E andiamo. Ma di nuovo questo? Perché ho 81. Però diciamo, me ne faccio un cazzo. Spina Giroud, Piscopo, João Ferreira, Costa. Qua, quindi dico, se io lo metto questo nel mercato trasferimenti, non devo vedere quanto vale. Tipo 2,5, 1.000, 1.000, 1.000. Qua, 8,50. E vaffanculo. Che devo scambiare, lo metto sul mercato trasferimenti, prezzo iniziale 700, prezzo compra ora 8. Partiamo da 800, vaffanculo, qualche coglionazzo se lo compra. Oh, Cospina quanto c'ha di valore? 750, 50, 800, cioè una merda. Ogni volta dimentico. Però ancora non abbiamo trovato un giocatore decente. Quindi i pacchetti promo sono finiti. Restano questi qua da 150. Non li prendiamo. Sicuramente ci troviamo un'icona. Dicevamo Pelé a 4 milioni. Spagna, attaccante 78 Engel. Niente, tutti giocatori in merda. Anche lo stema stadio del Genoa. No, abbiamo Guardiola. Guardiola che vale 4.000, 5.000, 3.000, 3.000. Ah, ce l'ha un discreto valore Guardiola. Ma non ho capito, Guardiola che come cazzo influisce l'allenatore sulla squadra. Questa è una cosa che dovrò scoprire guardando qualche. Che è? Ma pacchetti classici. Sarà la merda. Da. Finiamo sti FIFA Points. Turchia.
Chia dell'Inter, Çalhanoğlu 82, mia velocità 60, merda, lentissimo. Bah. Poi Stuani, Kunku, Potter. Ma questo qua è quello che c'era su eFootball. Allora, vediamo Çalhanoğlu quanto vale. 2100, 1200, 1200. Cioè, ma non cazzo, abbiamo giocatori che non valgono un cazzo. Sono lentissimi i nostri giocatori. Cazzo devono valere. Va bene. Riprendiamo altri, abbiamo altri due pacchetti da prendere, penso. Messico, Dos Santos. Valore sotto zero, penso. Ah, sono delle cose che tu metti ai giocatori, ho capito. Va bene. Conserviamoli. E poi ci andiamo a fare l'ultima ultime due aperture con i FIFA Points, così ci togliamo dal cazzo e non abbiamo più FIFA Points. Oh, bandiera, difensore, Bonucci. Vabbè, dai, ragazzi, ci può stare. Il giocatore più alto che al momento abbiamo a livello di, vediamo quanto vale. 2100. No. Vediamo, 5000. Vabbè, ce l'ha un discreto valore. 400. 58. Vabbè, dai, raga, no, sui 4000 vale sto giocatore. Vabbè, non è male, non è male. Poi Olaza. Chi è sta gente? Confronta prezzo. Niente, lui che 5 600, un cazzo, raga. Ok, li conserviamo. Vabbè, bene, abbiamo trovato Bonucci. Ok, vai con gli ultimi FIFA Points. E non è nessuno, è sempre Delort, che ormai l'abbiamo trovato 12 vo 3 volte. Danilo. Mi sa che possiamo fare una Sakai. Danilo quanto vale? Danilo, niente. 2100, 6000, 39, 9 euro, lo vendiamo, poi ci compriamo qualcuno di interessante. Lo piazzo 3009. Allora, mette sul mercato trasferimenti, mettiamo prezzo iniziale 3,9, 3,8, 10.000, durata un'ora, mette sul mercato, boh, non lo so se così questa tecnica funziona. Beh, intanto l'abbiamo messo sul mercato. Questo giocatorino invece ha un valore pressoché di 9,50, lo vendiamo anche lui. Vabbè, tutto come si fa a... Ah, ok, così. Prezzo iniziale ci mettiamo 800, compra ora 900. Metti sul mercato, ok. Sakai invece... 100, non un cazzo, tipo Falcioni, cazzo anche questo, e questo lo mettiamo nuovamente in vendita. Quanto cazzo valeva questo? Ok, vediamo se con questi poi ci riusciamo a comprare qualcuno. Vabbè, raga, abbiamo, diciamo, terminato i nostri spacchettamenti, abbiamo trovato quasi un cazzo, però abbiamo degli obiettivi che abbiamo sbloccato e sono nelle basi. Mercato, metti in mezzo un oggetto. Ok, 150, ci avevo di 6 sprecato. Ora poi andiamo a vedere anche come sono altri obiettivi, no.
Ora andiamo anche a vedere la nostra rosa, ovviamente. Come cazzo si scivola la nostra rosa? Con L. Sono andato con R. Eccola qua la nostra rosa, cerchiamo ora di mettere qualche giocatore decente che riusciamo a... Allora, vediamo, nome giocatore, no, noi dobbiamo prendere dei DC intanto. E cerco. Abbiamo Bonucci. Vediamo chi possiamo linkare. Abbiamo Murillo. Possiamo mettere sto Soyuncu che è Lascelles. Questo è Ita. Da 1. Come cazzo li possiamo... Vabbè, mettiamo questo. Soyuncu. Ah, mi sono confuso. Ah, ecco, così è molto più semplice. Mettiamo Bonucci. Qua mettiamo Soyuncu, che è come portiere, possiamo mettere Ospina, che è un... no, mettiamo questo che nella Serie A dovrebbe linkarsi lievemente con lui. Poi, come terzino destro, se non vado errato, dovremmo avere Hernandez, anche Sakai. Ma Hernandez allora è terzino sinistro? Abbiamo Hernandez, Gunter, Esp... Vabbè, a me Hernandez è Ita. Mettiamo lui. Allora, aspetta, dobbiamo scambiare esattamente Bonucci e il tizio qua, così meno male, diciamo. Ora qua dovremmo mettere un turco, ma noi non ci abbiamo nessuno. Giocatori, ci abbiamo Pacheco 70 che non linka con nessuno. Vabbè, poi ci sono un COC. Che cazzo possiamo mettere? Alexander Chan, Bentancur, che si potrebbe linkare bene con il tizio là. E l'altro CC. C'è qualcuno del campione italiano? No. Ah, ci abbiamo questo turco che linka con l'altro. Poi qua abbiamo, ci serve un COC spagnolo, che è colombiano, che linka con l'altro, però con gli altri non si linka completamente. E poi sulla sinistra, esterno sinistro, potremmo mettere qualcuno di veloce, che è Harrison, inglese, che linka con questo, che comunque non so se lo terremo. Come mai a Holland ha ancora 3 partite? Ma può essere. Comunque, attaccanti abbiamo Richarlison, Giroud, ma comunque Bebu non è male, eh? Attaccante, peccato che non linka con nessuno. Ho la panchina. Panchina mettiamo Volland. Ah. Oh, vabbè, togliamo tutti questi, tanto non ci servono. Ah, Çalhanoğlu possiamo mettere vicino a tizio qua. Dovrebbe aumentare l'intesa, infatti, perché linka con Bentancur. Poi decideremo chi comprare, se faremo 4 sordi, qualche giocatore buggato a basso costo. E continuiamo a mettere giocatori qua, visto che tutti questi fanno lievemente cagare. Mettiamo anche Henderson come portiere. Cioè, non penso che ci servirà mai un portiere, quindi che cazzo sto a fare? Vabbè, mettiamo
togliamo lui, mettiamo qualcun altro del campionato italiano, tipo Giroud, bene o male davanti può servire. Poi andiamo a prendere questo, ma invece io li vorrei fare per campionati. Cerca campionato, cerchiamo campionato italiano, Serie A. Vediamo chi trova. Ansaldi e Hernani. Ok, Ansaldi e Hernani. E quantomeno torniamo con la cosa normale. Tu sei un COC, quindi Linki, diciamo discretamente, tu sei un ASA, attaccante sinistra giunto, anche se fai schifo, però ti posso mettere qua e c'è un po' più di intesa. L'unico problema secondo me è questo turco, diciamo, non proprio, non linka proprio con nessuno, cioè linka solo con Calhanoglu e basta. Però con me ci mettiamo no, Guardiola. No, non so, o Montella, mettiamoci Montella. Allora, valutazione 79, intesa 71. Vediamo se mettiamo Montella che succede. Ah, forse Potter è meglio, sai? Adesso 72. Abbiamo fatto un obiettivo. Questo terzino destro qua non ci serve a una beata minchia. Qua dobbiamo mettere un TD. C'è Sakai. Cazzo di squadra è Portogallo. Eng, vabbè, lasciamo quello. Diciamo che sono uscito come un pirla. Obiettivi 1, delle basi, tesa, vabbè, legame verde, 150 crediti foot. Poi andiamo a dare un'occhiata al nostro buono. Abbiamo preso qualcosina, legami perfetti. Dobbiamo andare a vedere nei trasferimenti se qualcuno si è interessato ai nostri giocatori. Delort, non se lo sta cacando nessuno. Danilo, non se lo sta cacando nessuno. Questo non se lo sta cacando. Delort, non se lo sta cacando nessuno. Magari qualcuno tra un'ora. Quindi abbiamo noi 1145, ci interessa un terzino destro della Serie A. Chi potremmo prendere? Vediamo. Se io riesco a capire. Ah, ecco, si tiene per modo per scendere. Un terzino destro diciamo così, mercato. Quindi a me mi serve un terzino sinistro, no, terzino destro, scusate, del campionato italiano. Cerca a basso prezzo ma veloce, Di Lorenzo, offerta attuale 9,50. Dumfries 2000. Azioni, cazzo, sì. Ah, questi sono tutti. C'è quanto viene dato a... Non ci abbiamo sordi. Lorenzi 8,50, Di Lorenzo 1100. Comunque Dumfries non sarebbe poi così male.
ci vorrebbe. Vabbè, non so come si faccia da qua, quindi andiamo su calciomercato club. Trasferimenti, mercato, e quindi ora cerchiamo qua un terzino destro del campionato di Serie A italiano. Cerca, spuntano tutti sti tizi. 4, ma esattamente io posso mettere un prezzo massimo. Ah, ecco qua, prezzo massimo 100, facciamo così, 600 max compra ora. Zappa 50. Beh, sono sti 4 fessacchiotti. Ma non c'è un Dumfries? Ah, mi sono perso. Se noi volessimo da Dumfries, non c'è nessuno. Mettiamo qualsiasi. Ok, vediamo se c'è 50. Ah, così è quando fai tipo che vuoi. Tipo quando fai sniping. Allora, Dumfries 1.400, il più basso 1.400, ce n'è 1.100. Va bene, andiamo. No, rimettiamo Beb, facciamo massimo 1.000. De Silvestri, Zeppella, Florenzi. Odrinzola gioca nella Fiorentina. Assegna ora. Mettere noi Odrinzola a destra, teoricamente. Abbiamo una squadra. Ciao Pacheco, addio. Servia un cazzo, ciao. 74. Questo DC. Questo che ci crea problemi è anche sto DC e anche questi due attaccanti. Ma vabbè, raga, che vi devo dire? Per ora è questo, quindi ci andiamo a fare una partita in Rivals. Ora che abbiamo una squadra di tutto rispetto. Non è vero, abbiamo una squadra di merda. Però dai, avanti. Abbiamo questo 4. Qua, che abbiamo un 4-4-2, eh? Ping 14 millisecondi. Gialla che tanto ci piace.
Bingo, 14.000 secondi non è malaccio. Comunque, bella gra... Sempre di giorno, ma si gioca sempre di giorno in sto gioco, non qua dobbiamo assistere. Va dai, primo passaggio sbagliato. Salti, ma che lento al salti, cazzo. Fuori di poco. Ma che ha fatto quel tiro bebù? Questo che è più scarso di noi, che noi a livello di scarsezza siamo veramente messi bene. Sembra poi così scarso. Scatta il giovane Tommasino Holland. Vediamo l'1-2. Abbiamo visto a Hernani. Hernani che sparacchia sul piede del povero Van Aanholt. Bene, così Odrinzola è il nostro nuovo acquisto e ci stupisce. Bravo, allarga. Holland! Hernani! Che scalda le mani al giovane portiere. Calcio d'angolo. Segneremo mai di calcio d'angolo. Holland che... Ma che cazzo di cross? Ma che cazzo di cross è? Intanto ragazzi abbiamo avuto due palle goal. La difesa mi ricorda molto quella di eFootball, abbastanza, cioè non puoi fare pressing o cose del genere. E da quel punto di vista è come eFootball. Abbiamo dato la palla un po' troppo in anticipo. Bravo, Ansaldi. Bravo, le ali dell'entusiasmo. Tira a giro palo! E poi Holland che fa il bello, il brutto addormentato nel bosco. Nostro primo palo. Beh, raga, noi siamo scarsi, ma questo veramente, eh? Ma che cazzo di palla, dai! Forza Holland, rompi il culo con la tua bruttezza. Ah, c'è da dire che veramente Holland è veramente brutto. Sembra Shrek. Abbiamo deviato la palla? Non me ne ero manco accorto. Quei due sono morti. Ma forza Bebù! Forza Bebù! Forza Bebù! Holland! Ma che cazzo è successo? Bello, cioè bello. Sventagliata magica. Diciamo che le rose si... Dico, come dire... Poi Holland, corri! Perché non corri, Holland? Perché sei così lento? Pure hai 89 di velocità.
Bosin. Ansaldi. Non c'è nessuno. Diamo una palla così in... Poi Hernandez. Bravo, bravo Ansaldi, bravo. Lo mettiamo in mezzo per Holland. La butta fuori. Sto radar sotto è un po' troppo grande per i miei gusti. Grande. Come l'ha stoppata Bebù quella palla? Holland! Niente da fare. Portiere si immola. Bam. Bel colpo di testa. Bebù lotta, ma non abbastanza. Bravo, bella, bella chiusura. Ma che cazzo di tiro ha, Bebù? Ma che cazzo di tiro di merda? Oddio, minimo tipo si è dislocato una costola, un anello della colonna vertebrale con quell'intervento. Grande. Forza Hernani. Finisce così il primo tempo. Avremmo sicuramente meritato il vantaggio. Vabbè, raga, 8 tiri in porta, 1. Poco possesso palla anche qua. Alla fine, raga, non è male. Noob Academy, perché alla fine non mi fa scrivere nob. E poi no, noob. Si legge noob. Nob, si legge noob, quindi. Penso. Penso. Forse iniziamo sta partita. Succederà come in PES che alla fine ti ciullano la partita. Non lo so. Abbiamo all'attivo andando un palo clamoroso. Che lavora molto la CPU. Secondo tiro del nostro avversario. Purtroppo abbiamo Ospina. Diciamo che la regia, il commento ci ha passato Ospina. Bella apertura. Fortunatamente riusciamo a contenere l'ala avversaria. Ah, ma che passaggio era? Secondo tempo si è svegliato il nostro avversario. Ok. Che parata, che parata magnifica. Hernandez. Tiro a giro che funziona assolutamente a tutti, ma non a noi. Bravo, abbiamo la squadra un po' sbilanciata. Non la prendi con le mani? Mamma mia. Beh, il nostro avversario è un po' uno scarparo. Secondo tempo
secondo tempo, nella seconda metà del secondo tempo, faremo entrare Giroud. Giroud. Mamma mia, che cosa c'ho. Ma il nostro avversario si sta facendo abbastanza pericoloso. Dai, ma che, come cazzo si è saltato? No. Azione continuata del nostro avversario che cerca il pertugio. Beh, ma che cazzo, ma chi l'hai passata quella palla, giovane? Che cos'è, fuorigioco? O angolo? No, fuorigioco, penso. Sessantanovesimo, rinvio veramente brutto di Ospina. Vabbè, qua ci sta il fallo. Vediamo chi cazzo è che mi... No, non voglio far entrare Harrison. Però figo che il campo si deteriora. La nostra squadra nel secondo tempo non è mai scesa in campo. Che è? Ancora fallo? Ma che caso ho fatto? Altra parata miracolosa. E loro mi vogliono fare cambiare sempre quel giocatore. Così. Bravo Hernani. Haaland! No, non è tua. Oh, corri? Bella sovrapposizione. Ma si è defilato un po' troppo. Così spaziamo. Così. Ma questo che cazzo di difesa c'è? Vai Holland! Che cazzo ha fatto? Ah! 88esimo? Qua uno sbaglio potrebbe essere fatale. Ansaldi. Abbiamo fatto la minchiata. Dai, direi che è ora di fischiare. Mamma mia! Ci
Ci saranno i supplementari? Ora proveremo il giovane Giroud. E schippiamo. Ragazzi, la Gnoglu veramente. È finita? Alla Haaland, veramente. È finita così, mille. Vabbè, dai. Non è male. Avanza. Pareggio, 10 punti. Ma che cazzo mi devo portare a 1500? 150 partite ci vorrebbero. Ora abbiamo 1486 crediti. Vabbè. Ho ottenuto 180 XP. Obiettivi, vediamo che cosa abbiamo ottenuto. Ah, abbiamo giocato, segnare due gol. Beh, abbiamo fatto, no, abbiamo fatto questi. È sempre fermo. Però abbiamo giocato due partite. Poi basi, mercato, acquisto un oggetto. Vabbè, ok. Che abbiamo preso? Cambiabile, il gatto. Ok, questo penso che serva per i portieri. Bene. Sì, va bene così. Riceverai fantastiche CR sulla compagna web. Saranno aggiunte le valute. Quindi se tipo stai a fare un cazzo. Diciamo che tu puoi andare a prendere tipo Pedro Hakimi il parigino, cioè il presidente di Hakimi, con questa sfida, ricompense. Fare le cose improduttive. Ah, vabbè, facciamo sta cosa e poi stacchiamo. Che abbiamo già giocato abbastanza. Buona la prima. Scambio giocatore bronzo del tuo club con un pacchetto premium bronzo. Parti da zero. O no? Siamo Kablan. Azioni. Ok, cambiando la rosa ci saranno i premi elencati sulla destra, unica rosa. Ora mi dà un pacchetto, ritira premio. E questo. Da cazzo ci trovo dentro dei giocatori? Un altro portiere, Selvik. Penso che ci sono altre cose dentro. Ciao, è stato un piacere. E poi il secondo scambia tre giocatori con 12 di intesa con un pacchetto bronzo. Allenatore rosa. Rea rosa. Invia, comunica. Chetto, vabbè. 12 oggetti, vediamo che c'è dentro. Ragazzi, per me tutto questo è tipo un
una novità, quindi no, non so esattamente che cazzo sto facendo. Ok. 100 crediti food, incredibile, questo è un doppione, ma lo possiamo vendere? Vale 200, che cazzo devo vendere? Partiamo. Come si fa a scartare un coso? Le cose. Ok, che devo fare? Devo scartare. Ecco, verso sotto vai su scarta, giusto? Ok. Adio. Altro. Che cazzo, vabbè. Vale sto coglionazzo. Merda. Vabbè, vendiamo tutto e questi vengono scartati. Lista trasferimenti. E tu di conto. Cosa cazzo devo fare? Come si fa? Ah, ok, si deve premere. Ragazzi, sono veramente una pippa arsugo. Va bene ragazzi, tutto ciò finisce qui, che dire, sono veramente proprio come il nome del mio canale, sono proprio noob. Quindi che dire, grazie per aver guardato anche questo video, i miei primi passi su Foot, ci restano altre 8 ore di gioco su questo gioco, non so, vedremo che cosa succederà. Alla prossima, ciao ciao!